Ha senso investire con Moneyfarm? È veramente conveniente? Quali sono i pro? Quali sono i contro? Se stai guardando questo video, con ogni probabilità conosci Moneyfarm perché hai visto qualche pubblicità in giro, magari sei già cliente, ne hai sentito parlare, te ne ha parlato qualche amico, conoscente, consulente, eccetera, e ti stai interrogando su se effettivamente affidare i propri risparmi a questa società o a società simili possa essere effettivamente conveniente. Ed è quello che cercheremo di capire oggi in questo video che ho intitolato Moneyfarm, ma non riguarda solamente Moneyfarm, riguarda in generale tutte le gestioni patrimoniali simili. Non me ne vogliono gli amici di Moneyfarm, ma loro sono i più famosi, ma parleremo di tutti quei servizi di gestione patrimoniale online o tradizionale che in qualche modo si candidano a gestire i nostri soldi in maniera semiautomatica. Bentornato sul canale YouTube di Affari Miei, io sono Davide Marciano e sono il cofondatore di Affari Miei. E a partire dal 2014 con la nostra attività guidiamo gli investitori che vogliono prendere il controllo del proprio patrimonio a farlo in maniera efficiente. Se questa è la tua prima volta sul canale ti invito a iscriverti cliccando il tasto che trovi qui di sotto e attivando la campanella per le notifiche. Se già ci conosci ti invito a schiacciare un bel pollice verso l'alto così da aiutarci a diffondere questo contenuto attraverso i sacri algoritmi di YouTube. Last but not least, se desideri imparare a investire in autonomia perché non l'hai mai fatto, vuoi approfondire, qui in descrizione trovi un link contenente il report con 3 ETF diversificati scelti dal Centro Studi e Ricerche di Affari Miei. Questo report ti supporterà appunto a livello didattico a muovere i primi passi nella gestione autonoma del patrimonio. Direi che gli elementi per passare insieme i prossimi minuti ci sono tutti. Cominciamo subito dopo la sigla. Rifaccio la precisazione che ho fatto in apertura per essere chiaro. Il video si intitola Moneyfarm, ma in realtà faccio riferimento a tutti quei servizi alternativi a quello più famoso. Se vogliamo riconoscere un merito a Moneyfarm è quello che un po' è diventata quasi una categoria a sé stante. Però ci sono anche altri servizi erogati, per esempio da società di intermediazione immobiliare, sia online che tradizionali, che più o meno fanno la stessa cosa. Quindi quello che vedremo riguarda un po' tutti questi servizi, anche i servizi alternativi concorrenti alla stessa Moneyfarm, penso a Euclidea, Online Sim, giusto per attenermi a quelli che sono più famosi online. Vedremo come funziona questo servizio, quali sono i pro, quali sono i contro e quali sono le alternative che possiamo considerare. Per quanto riguarda il funzionamento, qui in descrizione trovi il link con la recensione, perché è importante, perché questo video potrebbe essere consultato da te anche qualche mese dopo dalla pubblicazione, la recensione viene sempre aggiornata, il video è un po' più difficile da aggiornare. In generale, questo servizio funziona in maniera molto semplice, ci si iscrive, si accede ad una piattaforma, ad un'area riservata. All'interno di questa area riservata possiamo scegliere uno dei portafogli che sono stati creati dal team di Moneyfarm sulla base del grado di rischio, quindi ci sono portafogli più conservativi e portafogli più aggressivi. I portafogli nella maggior parte dei casi prevedono investimenti in ETF ed hanno lo scopo ovviamente di massimizzare i rendimenti e di ridurre i costi di gestione annui che sono tipici per esempio dei fondi comuni a gestione attiva che vengono venduti dalle banche. Il servizio ovviamente ha un costo, il costo è calcolato sul capitale che investiamo ed è un costo percentuale annuo, quindi varia a seconda del capitale che diamo in gestione ed è comprensivo sia di quello che paghiamo effettivamente alla società per gestirci i soldi che delle spese vive che paghiamo indirettamente per la detenzione degli strumenti finanziari che in questo caso sono gli ETF. Trattandosi di una gestione patrimoniale, noi una volta che abbiamo investito i soldi, quindi abbiamo deciso dove devono essere allocati, non facciamo più niente perché a quel punto è il gestore, nel caso specifico Moneyfarm, a appunto gestire i nostri soldi insieme a quelli di tutti gli altri clienti sulla base del portafoglio che abbiamo scelto, quindi saranno fatte delle movimentazioni, ci saranno una serie di attività di cui ci sarà reso conto nell'area riservata, che alla fine dell'anno ovviamente dovranno produrre dei risultati, ovviamente più di lungo termine che di breve termine, perché il servizio appunto si propone di servire gli investitori e non i trader o gli speculatori o persone che cercano appunto un rendimento immediato. Da un punto di vista pratico c'è poco altro da capire, nel senso che tutti i dettagli sono nella recensione che linko qui in descrizione. Passerei principalmente all'analisi dei pro e i contro, perché sono convinto che se stai guardando questo video è questo che vuoi sapere. Passiamo
Iniziamo dall'analisi dei pro. Quali sono i pro più importanti che devi conoscere? Il primo è che fanno tutto loro. Cioè, se tu non ne vuoi sapere niente di investire i soldi, non vuoi imparare a gestire il tuo patrimonio, ritieni che debba essere qualcun altro ad occuparsene, hai paura di farlo, perché in tanti casi succede questo, nel momento in cui hai dato i soldi, fanno tutto loro, in maniera non dissimile rispetto a come succede in banca. Online sembra che tutti siano degli investitori autonomi, in realtà ti posso assicurare che guardando i dati, la maggior parte dei soldi degli italiani sono gestiti dalle banche, in buona sostanza. Quindi, se hai sempre gestito i soldi così e stai cercando un nuovo soggetto a cui dare i soldi senza avere troppo sbattimento, Money Farm può essere uno di questi perché fanno tutto loro. Fine. Il secondo pro è collegato al primo, cioè costa meno della banca. Se tu fino a ieri eri con un private banker, un promotore finanziario, come si vogliono chiamare loro, che ti gestiva i soldi, la gestione di Money Farm, soprattutto su capitali più elevati, tende a essere un po' più conveniente rispetto a quello della banca, perché hanno in parte centralizzato la parte pratica, quindi di solito è un po' più conveniente sul piano dei costi annui. L'altro pro importante è che con Money Farm non vai incontro a truffe. Perché è importante dire questa cosa? Perché soprattutto online, te lo posso assicurare perché dal 2014 che mi occupo di fare la mia attività, online se ne vedono veramente di tutti i colori, soprattutto negli anni post pandemici sono fioccate truffe come se non ci fosse un domani, e a volte anche persone con un certo grado di cultura, con una certa serietà, si sono imbattute in piattaforme che gli hanno letteralmente rubato i soldi. Con Money Farm questo problema non ce l'hai, perché sono una piattaforma serissima, dispongono di tutte le autorizzazioni necessarie per operare, esattamente come ti accade quando investi con la banca. Al massimo ti può capitare che i tuoi investimenti non vadano troppo bene, possiamo discutere sulla qualità degli investimenti, possiamo discutere sulle scelte che vengono poste in essere dai gestori dei soldi, ma il rischio che te li freghino, detto proprio senza peli sulla lingua, in questo caso non c'è. Quali sono i contro? Anche in questo caso lo sottolineo, non vi offendete amici di Money Farm, parlo di voi perché siete i più famosi, ma sono i problemi che hanno tutte queste gestioni in generale. Il primo è un problema di carattere fiscale. Aderendo ad una gestione patrimoniale, infatti, si entra nel regime fiscale del risparmio gestito, che è diverso dal regime amministrato o dichiarativo, che è quello che, semplificando, possiamo scegliere se investiamo per i fatti nostri dal nostro home banking o da un broker che ci abilita ad acquistare strumenti finanziari. La caratteristica principale del regime del risparmio gestito è che praticamente noi paghiamo le imposte non al momento del realizzo, cioè quando vendiamo uno strumento finanziario, quando incassiamo un provento, sia esso una cedola o un dividendo, ma paghiamo le imposte ogni anno sulla base del maturato. Ogni anno il nostro gestore deve fare una sorta di rendicontazione. Quest'anno che abbiamo guadagnato, pago le imposte su quello che ho guadagnato. Non tiriamo fuori noi dalla tasca i soldi materialmente, ma questi soldi ci vengono decurtati dal valore complessivo del nostro investimento. Questo regime presenta un enorme svantaggio, cioè lo svantaggio che ogni anno dobbiamo pagare le imposte, soprattutto negli anni in cui il mercato va bene, e questo compromette in parte la possibilità di realizzare un rendimento composto, perché è chiaro che se ogni anno io devo pagare per aver semplicemente maturato, capiamo benissimo che ci sarà un montante più basso che si rivaluterà grazie all'interesse composto. È vero che poi quando l'anno va male si creano delle minus e tutto questo viene compensato, però noi in genere investiamo sapendo che il mercato cresce più volte di quello in cui decresce, e ogni anno è come se avessimo una piccola zavorra. Poi consideriamo che finché attivo il regime del risparmio gestito non si parla con l'amministrato, con il dichiarativo, quindi se abbiamo plusvalenza o minusvalenza da una parte non possiamo farle parlare fin quando non chiudiamo il rapporto. Questa è una delle zavorre più grandi di tutte le gestioni patrimoniali, anche di quelle che ci vengono vendute in banca. Un altro contro è quello che abbiamo zero controllo, perché così come è bello dire fate tutto voi, al tempo stesso di fatto non controlliamo più i nostri soldi. Noi l'unica cosa che possiamo dire è all'inizio scegliere il portafoglio, eventualmente possiamo fare lo switch, o possiamo dire play e possiamo dire stop, non possiamo fare molto altro. Quindi se noi avevamo in mente una gestione del patrimonio, mettiamola così, un po' più dinamica, perché volevamo magari partecipare, ci piace leggere, informarci, ci piace prendere delle decisioni, se i nostri soldi li diamo in gestione ad un gestore patrimoniale, farà tutto lui. E se andiamo a chiedergli scusa perché stai facendo tutto tu, perché non hai fatto così, quello ti risponderà: io sono io e tu sei tu, lasciami fare il mio lavoro perché mi hai delegato per fare questo, giustamente dal suo punto di vista. Ovviamente questo comporta zero discrezione da parte tua, perché se vuoi fare degli investimenti per i fatti tuoi, o te lo fai con una parte residua del capitale, o non è questa la soluzione più adatta per te. L'altro contro che ho visto in questi anni da addetto ai lavori, anche da clienti, insomma, che magari sono usciti da servizi di questo tipo, è la scarsa partecipazione emotiva, per un motivo che secondo me è intrinseco in servizi
servizi come questo, perché servizi come questi si basano sulla delega. Dammi i soldi e faccio tutto io. È chiaro che se io voglio avere una partecipazione rispetto alla gestione dei soldi, voglio capire perché vengono fatte delle decisioni, eccetera, aderendo ad un servizio, diciamo, generalizzato, all'interno del quale non c'è un'interlocuzione diretta, quotidiana, non viene fatta sempre una reportistica puntuale, non vengono capite tutte le cose dall'investitore, si ha effettivamente l'idea di far parte di una sorta di supermarket dove vengono prese le decisioni dall'alto, nonostante quelli siano i nostri soldi. Anche questo tema non è un'accusa nei confronti di Monefarm o di servizi simili, è così che funzionano quei servizi. Se tu stai cercando altro, stai cercando una partecipazione maggiore, vuoi capirci qualcosa in più, non è quello probabilmente il servizio più adatto a te, cioè, o comunque devi sapere che nel momento in cui dai soldi in gestione finisce lì, cioè poi se tu la vivi bene o la vivi male è soprattutto un problema tuo. Con questo possiamo entrare nella fase conclusiva di questo video, cioè quali sono le alternative. Perché mi piace parlare delle alternative? Perché quando dobbiamo prendere una decisione, questo vale negli investimenti ma vale anche nella vita, non esistono cose che sono convenienti o non convenienti in natura a prescindere, esistono delle cose che possono essere più o meno convenienti se paragonate con le altre alternative, alternative che possono essere anche non fare completamente niente. In questo caso quali sono le alternative? La prima è altri servizi di gestione patrimoniale simili. L'ho detto in apertura, questo non è un video solo su Monefarm, utilizzo la notorietà di Monefarm per parlare in generale di tutti i servizi di questo tipo. Monefarm ha dei concorrenti più o meno piccoli, insomma sono, è il mercato a definirlo, che fanno più o meno le stesse cose, Euclidea, Online Sim, Tinab, mi vengono in mente questi, e ovviamente in quel caso lì li confronti su cosa? Sulle differenze che possono avere in termini di costi, in termini di partecipazione, però più o meno la sostanza è quella con i pro e con i contro che abbiamo visto. L'altra alternativa è la banca tradizionale. Se hai gestito i soldi fino all'altro ieri con una delle principali banche che ti mette il private banker, il family banker, il promotore, il consulente, come lo chiamano loro, quella è un'alternativa più o meno conveniente a seconda dei casi, ti può piacere oppure no. Quando ormai un bel po' di anni fa Monefarm è nata per essere un po' l'alternativa a quella roba lì. Infatti, come abbiamo visto nei pro, funziona nei fatti simile alla banca, da un punto di vista concreto è un po' più conveniente perché costa meno e c'è una gestione un po' più trasparente, questo glielo dobbiamo dire. Altra alternativa è la consulenza finanziaria indipendente. Esistono una serie di professionisti e società come la nostra, per esempio, che si occupano di fare questo. Cosa cambia? In quel caso che hai un rapporto umano con una persona, con un'azienda, gli paghi una parcella per darti dei consigli e gestisci i tuoi soldi sulla base dei loro consigli. Il pro in questo caso è che hai un'interlocuzione, ci può essere un po' di personalizzazione rispetto alle scelte che vengono fatte sul tuo patrimonio. Il contro è che in certi casi potrebbe non convenirti da un punto di vista economico, perché magari se disponi di un patrimonio piccolo il consulente o la società potrebbe non prenderti o potrebbe chiederti troppo per diventare cliente. L'altro contro è che un minimo di operatività la devi fare tu. In descrizione, o comunque se ci dimentichiamo la trovi sul canale, c'è un video dove ti spiego proprio come funziona la consulenza finanziaria. Se non hai bene le idee chiare, guardati quel video perché ti spiego proprio nei dettagli tutti i vari tipi di consulenza e cosa conviene fare e cosa no. Te lo consiglio caldamente se stai cercando una soluzione di questo tipo, per capire se ti serve veramente oppure no. Altra alternativa è il fai da te informato o self-direct investing. È un po' la soluzione che noi come Affari Miei abbiamo introdotto da un po' di anni mutuando dagli Stati Uniti, ed è un po' la via di mezzo tra l'automazione che tanto piace ad alcuni, soprattutto nel campo fintech, e la gestione individuale che presenta tutta una serie di criticità legate proprio al rapporto uno a uno, ai costi e a quanti clienti si possono seguire contemporaneamente. Noi per esempio come Affari Miei abbiamo un club di investitori, che è un club nel quale condividiamo informazioni sia didattiche, e quindi ti insegniamo come si investono i soldi, sia diciamo informazioni di carattere tecnico pratico, quindi facciamo analisi di strumenti finanziari, analisi di opportunità di investimenti, elaboriamo dei portafogli modello e ti mettiamo a disposizione dei materiali che ti permettono di prendere le tue decisioni in autonomia. Qual è il vantaggio di questa situazione? Che se vuoi una maggiore partecipazione nella gestione dei tuoi soldi e vuoi più controllo, hai tutto quello che ti serve. Lo svantaggio è che un minimo di tempo in più ce lo devi dedicare rispetto alla delega piena, con la differenza però che se ti ci impegni un po' di più, magari alcune cose ti sono anche più chiare e ti senti anche più tranquillo. Anche su questo tema non approfondisco più di tanto, perché visitando Affari Miei o scrivendoci ai contatti istituzionali puoi prenotare un appuntamento col nostro team e ti sarà spiegato tutto nel dettaglio. Comunque se non vuoi parlare con noi al telefono, se cerchi online Affari Miei e vedi tutti i dettagli, troverai tanti contenuti informativi su quello che facciamo noi che ti aiuteranno. Ultima alternativa è il fai tutto tu, cioè puoi anche dire io voglio fare tutto in autonomia, non voglio nessun gestore, nessun consulente, nessun
advisor, nessun servizio informativo, non voglio far parte di nessun club, non voglio niente. Voglio avere il mio home banking e mi voglio comprare quello che mi pare. Come si fa? Lo puoi fare, se lo sai fare, fallo, in bocca al lupo se non l'hai mai fatto e credi di riuscirci in poco tempo. È una cosa che però fanno tante persone, effettivamente. Ci sono persone che hanno un minimo di esperienza, io stesso voglio dire, essendo un addetto ai lavori, mi gestisco i soldi da solo, chiaramente. Lo fanno anche altre persone che magari hanno sviluppato proprio delle competenze negli anni perché sono appassionate. Lo fanno in generale, io dico, tutte quelle persone che hanno tanto tempo da perdere. Se hai tanto tempo da perdere al punto tale di appassionarti a questa materia e diventare il gestore patrimoniale di te stesso, è un hobby al pari di imparare a sciare, al pari di andare in bicicletta o di fare tante altre cose, col vantaggio che ovviamente ti permette di, diciamo, gestire il tuo patrimonio senza pagare qualcun altro. È una soluzione, ovviamente è una soluzione molto rischiosa, perché se non lo sai fare o non ti senti sicuro, poi i danni di quello che puoi fare ricadono sul tuo portafoglio e possono necessitare di anni per la risoluzione del problema. Io con questo mi avvio a chiudere questo video, sperando di aver dato un quadro chiaro e soprattutto onesto. Lo scopo di questo video non è né parlare male di servizi come quelli che abbiamo visto, né parlarne bene perché abbiamo preso, diciamo, i soldi e siamo stati sponsorizzati da loro. Noi siamo indipendenti, ovviamente siamo anche noi parte di questo mercato, quindi è chiaro che nel parlare degli altri io ti sto parlando anche di quello che facciamo noi. Ma una delle cose che ha permesso ad Affari Miei di esistere per tanti anni è l'onestà intellettuale nei confronti delle persone. Noi non diciamo mai siamo noi più bravi e più belli, non andare dagli altri perché vanno male. Ti diciamo quello che facciamo noi, se quello che facciamo noi può esserti utile oppure no, e cerchiamo di spiegarti in maniera onesta quello che fanno gli altri. Quello che fanno gli altri su certi temi può essere utile, può essere migliore, può essere la soluzione giusta per te, su altri può non essere la soluzione giusta per te. Noi non abbiamo il dono di poter servire tutti, ma serviamo solo una parte dei clienti, cioè quelli che si rispecchiano in ciò che noi proponiamo. Quindi mi auguro che questo video non abbia offeso nessuno, mi auguro che sia stato soprattutto utile a chi lo guarderà per capire bene quali sono le scelte da porre in essere. Se vorrai continuare a seguire Affari Miei, puoi farlo qui su YouTube, puoi farlo sui social, puoi farlo sul blog o puoi farlo scrivendoci, diventando nostro cliente. Io ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti saluto. A presto, ciao!